Parco Hotel Sant'Elia è di fronte allo Zoo Safari, immerso nel silenzio degli ulivi secolari pugliesi ed un panorama mozzafiato. A contatto con la natura, 70 camere dotate di tutti i comfort e tutte climatizzate indipendenti. Piscina panoramica, wifi gratis, grande nuovissimo centro benessere, sauna, bagno turco, docce emozionali, vasche idromassaggio, private room per la coppia. Pacchetti con ingresso gratis allo Zoo Safari. Due ristoranti, uno in hotel e uno all'interno dello Zoo Safari. Parco Hotel Sant'Elia, il tuo relax nella natura. Le nostre creazioni nascono dal nobile metallo insieme a preziose trasparenze. Condividiamo idee e progetti utilizzando antiche tecniche di lavorazione. Curiamo i dettagli con particolare attenzione. Le nostre opere raccontano il culto e la storia di un territorio. Un'arte antica elaborata con sensibilità moderna. È su questo legame che ho incentrato la mia arte. Michele Affidato Orafo. Con The Voice for Music. Allora Alessandro, il pubblico è caldo, andiamo subito a presentare i nostri giudici. Luca Venturi, Chicco Palmosi, Valentina Ducro, Lorenzo Mazzia, il nostro critico Ivan. Cominciamo subito la nostra puntata. Rizzo Beatrice, 16 anni. Bene Beatrice, ora scopriamo insieme quale giudice dovrà parlare con te. Sì.
Valentina Ducro. Bene, innanzitutto il mio collega chiede che cosa mangi, perché a 16 anni sei già una spilungona bellissima, ti presenti molto bene, sei molto bella, sei intonata. E io penso che a questo brano servano un po' di colori in più, comunque se tu hai capito bene il testo c'è una rabbia di fondo in quello che tu dici, insomma, che penso sia un elemento, un sapore che manca a questa ricetta. E, per il resto hai cantato bene, e non ho molto altro da aggiungere a questo. Grazie. Prego. Luca. Beatrice, secondo me se la facessi un tono in su sarebbe meglio. Cioè, è perché esprimeresti di più la tua vocalità, che ce l'hai, però è un po' costretta così con questa tonalità. La farei un tono in su. Va bene, ci provo. Ok. Perdonami, per caso l'hai fatta già un semitono sotto questa? L'hai fatta già un semitono sotto la tonalità originale questa? Meno due semitoni. Due semitoni sotto già, ok. Esatto, perché un tono sopra torna sull'originale, perché adesso non la percepivo bene così. Pensavo avessi fatto una cosa, perché ai suoni bassi un po' più importanti forse era giusto. Era una curiosità, perché stavo cercando di capire, non la riconoscevo come tonalità originale, non avevo capito se era un semitono. Magari più. Un mezzo tono in più su sarebbe meglio, cioè poi dipende anche da dove arrivi. Sì, comunque sì. Studi canto? Sì, da 3 anni. Da 3 anni, ok. Devi sviluppare di più le note alte, perché ce l'hai, però devi tirarle più fuori. Va bene. Grazie. 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 Ora Gennaro Esposito, 53 anni. Resta con me, per carità. Alessandro, io, tu sei ancora giovane, però ti voglio dire che il signor Esposito Gennaro è stato menzionato dal grande Totò, allora... in una famosa poesia chiamata La Livella. Se ricordate, Esposito Gennaro. Ogni anno il 2 novembre. C'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. E ognuno ha da fa che sta creando. Vediamo quale giudice dovrà parlare con te, Gennaro. A me. Luca! Esposito Gennaro, di dove? Saviano Napoli. Bravo. Apprezziamo tutti la tua passione per il canto, per le canzoni, per cui questa è già ammirevole, nonostante l'età, diciamo che per gli uomini si dice che l'età ricomincia dai 50, giusto? Per cui c'hai 3 anni tu. Grazie. Comunque hai questa passione per il canto, coltivala. Hai fatto bene a presentarti, perché se tu lo senti di esprimere la tua vocalità, far sentire come canti, essere partecipe di un concorso è bello, pure avendo un'età diciamo non in linea con gli altri che ci sono, i ragazzi che ci sono qui. Per cui questo qua secondo me è già un atto importante per la tua grande passione. Grazie. Bravo. Grazie signore.
Continuiamo la gara con Francesca Giagalone, 21 anni. Francesca, andiamo a scoprire cosa la giuria vuole dirti. Chicco. Ciao Francesca. Ti volevo dire un paio di cosine sulla tua esibizione. Beh, i capelli secondo me in tinta con il logo ci stanno. E, diciamo che l'esibizione secondo me è andata molto bene. Non sono sicurissimo della tonalità, nel senso che il pezzo gioca molto su questo falsetto, no? Sì. Che però tu non fai praticamente nelle strofe, lo fai solo una via di mezzo, e secondo me si perde una caratteristica del brano fondamentale, diciamo. Detto questo, hai un vibrato che secondo me è molto bello e molto particolare, che hai usato poco, però, cioè l'hai usato solo in un paio di punti. Secondo me potrebbe essere una tua caratteristica personale che potrebbe fare la differenza. E un pochino di sicurezza in più ti serve, quindi stai studiando? Sì. Da? 6 mesi circa. Da poco, allora già, sì. Sei già un miracolo, credo. Dopo soli 6 mesi comunque, cioè, vuol dire che ce l'hai dentro questa cosa qua. Valentina. Adesso mi... No, sono del tutto d'accordo con te, figuriamoci, no, sono d'accordo completamente. No, quello che mi piaceva dire era un po' cogliendo quello che hai detto tu, non soltanto lo studio, ma proprio per chi canta, di buttarsi a fare cantine, suonare con i ragazzi che suonano, cioè cantare con chi suona, mettersi con i musicisti, ogni singola opportunità, buttarsi a cantare sempre. Ecco, questo è un invito che faccio a tutti quanti voi. Giovani e meno giovani, se vi piace cantare fatelo sempre, ogni volta che potete. Grazie. Maria Pia Picocello, 16 anni. Sopportare il dolore non guarirà questo colpo dritto al cuore. Non mi fido di te, non posso più combattere. Ed ora sei qui, distante da lei, che fingi di capire. Ma vuoi solo far l'amore e poi niente di più. Tu sai fare bene solo quello che ti va di fare. Non sei niente di più. Modo per capire che non puoi chiamarlo amore. E poi molto di più. Tu sai fare bene solo quello che ti va di fare. Non sei niente di più. Di un altro modo per capire che non puoi chiamarlo amore. Sei
Maria Pia, andiamo a vedere subito chi vuole parlare dalla giuria. Ivan. Allora, una bella persona, una bella figura, una bella voce. Io ho scritto così: scommetterei sul tuo futuro. Grazie. Grazie. Presenti tu il prossimo showman? Allora, Alessandro Gatto, 11 anni. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Soddisfatta, Alessandro? Allora andiamo a vedere cosa pensa la giuria di te. Lorenzo. Lorenzo. Eccoci. Allora, molto espressivo, tanto, sei abbastanza giovane, quindi ti consiglio di studiare tanto, perché hai una forte musicalità, si avverte che hai una forte sensibilità musicale, e secondo me dovresti disciplinare proprio anche il modo di cantare, stare ad ascoltare molto quello che sarà o già è il tuo insegnante. Tu studi? Sì. Ok, per cui di prendere per adesso poche iniziative tu dal punto di vista, diciamo, dell'esecuzione e ascoltare tanto per poi trovare, cioè, del resto hai 11 anni, giusto? Esatto, quindi. Però hai molta musicalità e quindi secondo me hai un potenziale per il futuro molto importante. Bravo. Viva. Hai sforato. Io fossi stato in te l'avrei cantato fino a mezzanotte, perché era veramente una meraviglia ascoltarti. Sei molto profondo, trasmetti molto e a 11 anni è un bel passo avanti. Bravo. Ricordiamo però che purtroppo Alessandro ha sforato di 100 secondi, quindi la prossima esibizione avrà una penalità. Di 5 secondi. Esatto. Esatto. E adesso invece un'altra piccolissima del nostro programma, Rizzo Ines, di soli 8 anni. Cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto
Anna Ines. Ora guardiamo il monitor e scopriamo insieme quale giudice parlerà con noi. Valentina. Piccola, brava! Già, era una meraviglia vederti qui al centro senza cantare. Poi ho iniziato a cantare, precisissima, bravissima. Un piccolo consiglio, che adesso per la tua età va bene di fare i gesti, si dice didascalici, no? Quando tu dici tu, no, questo poi... Ma che vuoi? Non è proprio il massimo dell'eleganza per una bambina bella come te. Vabbè, adesso te la facciamo passare. Poi quando diventi più grande evita, ok? Grazie. Grazie Valentina. Lorenzo. No, vabbè, io volevo... Sono invidioso di Valentina perché volevo che uscisse il mio nome, perché volevo dire io tutte queste cose qua, le ha dette lei, perfetto. Come sai, non è programmato, sublime, quindi non dipende da noi. Sublime, molto brava, molto intonata, attenzione, una performance tecnicamente molto, molto precisa, cosa difficile perché i bambini cantano e sembra sempre un gioco, no, quando cantano, invece però quando sono intonati si sente la differenza, quando hanno delle qualità come nel suo caso, e poi vabbè, è quello che si vede. Brava. Grazie Lorenzo. Luca, rimani. Luca. Soprattutto abbiamo notato la grande sicurezza nel cantare, proprio una, cioè più dei grandi. Posso dire che quella è incoscienza, lo ripeto, perché a quell'età non capisco. Lo so, però non ce l'hanno tutti i bambini, Sì, non ce l'hanno tutti i bambini anche questa sicurezza. A quell'età lei è stata non perfetta. Sanno quello che stanno facendo. È stata perfetta, sì. Bravissima. Sì, può anche essere questo, che non lo sappiano, è vero, ha ragione, però c'è la grinta, e tu Ines di grinta ne hai tantissima, tienla sempre e usala nella vita perché ti servirà per fare tanta strada. Grazie Ines. Continuiamo la gara, giusto? Andiamo. Guido Camilla di 10 anni. Sei stata bravissima. Ora vediamo cosa pensano i giurati, ok? Luca. Benissimo. Sei stata brava anche tu come l'altra bambina. Quanti anni hai? 10. Continua così perché poi ha fatto anche una bellissima interpretazione. Cioè ti muovi bene. Grazie. Crescendo sicuramente la tua voce diventerà più matura. Studi, stai studiando, giusto? Sì. Preparati bene perché poi ti vedo anche bene, che ti muovi bene, per cui puoi studiare anche danza, secondo me, così abbini il canto alla danza. Grazie. Va bene, complimenti, brava. Grazie. Prossimo concorrente, Martina Manciocchi, 19 anni.
E quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile e non vuoi piazzarti il mondo irraggiungibile e anche quando la speranza ormai non basterà, quando sentirai che afferra le tue dita Vediamo quale giudice parlerà con noi. Lorenzo Maffia. Eccoci, rieccoci. No, dico questo perché con Martina abbiamo avuto durante lo stage una discussione, abbiamo parlato di una cosa per cui abbiamo avuto modo di confrontarci su un argomento, adesso ci ritroviamo qua che devo giudicarla. Mi aspettavo portassi... Adesso facendo storia su quell'argomento, un altro tipo di canzone, perché sostengo che la tua vocalità sia votata ad altro, sicuramente, a qualcosa un po' più diverso. Non mi viene in mente un nome preciso, ma sicuramente anche in inglese, sicuramente con questo tipo di suono della voce potresti affrontare cose di natura diversa. Non sto parlando di meglio o peggio, perché non mi permetto, è una questione solo di stile. Perché se poi sei brava, hai grande espressività, un filo di controllo in più quando vai sopra, perché arrivi sul bordo del tune, per cui va benissimo, però credo che ci sia la componente emotiva. Però se brava, secondo me devi spostarti sulla zona soul, a meno che tu non l'abbia già fatto, però credo che tu dovresti tentare anche altre strade, ti ripeto, a meno che non sia già una tua caratteristica, però brava, molto brava. Grazie. Grazie Lorenzo. Luca, vieni. Martina, secondo me, anche vedendo il tuo look, che è un bel look, io ti vedrei anche su dei brani forti, ritmici, ballabili, dance, qualcosa del genere. Sono un pezzo di legno io, non... No, ma non vuol dire, però tu già esprimi col viso anche il fatto della treccia da un lato, invece quella è stata una bella scelta. Se facessi qualche brano ritmico, io ti ci vedrei benissimo, prova. Ok. Va bene. Interno a noce. Grazie Martina. Martina, aspetta, ricordiamo che purtroppo hai sforato i 100 secondi e quindi ci sarà una piccola penalità che devi affrontare. Ok. Grazie. Ci siamo. Come diceva Francesco, forse arriverà domani. Eh sì. Ma noi sicuramente saremo qui con i Voice for Music. A domani. Ciao.